Allora, dopo aver visto quando uscire da una scommessa che sta andando nella giusta direzione, vediamo anche il caso in cui la scommessa non sta andando bene. Che cosa fare? Allora, anche in questo caso dovete sempre avere un metodo e anche in questo caso io vi suggerisco di seguire il libro Quote Scommesse Calcio. Nel libro Quote Scommesse Calcio io sono contrario alla chiusura in perdita in anticipo di una partita, perché alcuni dicono, ok, io ho giocato, che ne so, 10 euro a quota 1,80 e un under. Mi arriva un gol o addirittura due gol. E quindi preferisco uscire con una perdita certa piuttosto che tenere aperta la partita. Io sono contrario a questa logica perché proprio grazie ai miei insegnamenti all'interno del libro vi faccio vedere come riuscite voi stessi, seguendo le mie indicazioni, a ottenere pronostici vincenti superiori all'80%, quindi diciamo dall'81% in su, e seguendo tutte le altre indicazioni che vi fornisco, potete permettervi il lusso di lasciare aperta la scommessa anche se sta andando nella cattiva direzione, perché male che va, rientra all'interno delle scommesse di quella percentuale di scommesse che si possono anche perdere, perché non si può fare il 100% di vittorie. E se seguite tutte le mie indicazioni, anche quando avete dei rossi, quindi delle sconfitte, queste comunque sono attutite, anzi sono molto al di sotto delle vincite che avete fatto. Quindi le vincite che avete fatto sono molto superiori. Questa è la logica, però dovete rispettare i parametri che indico. Quindi, che cosa fare quando sta andando male? Semplicemente tenerla aperta. È chiaro che se io ho giocato un under a 1,80 e mi arrivano dei gol subito, il mio obiettivo non è più cercare di vincere tra il 20 e il 50%, addirittura 60-70%. A quel punto il nostro obiettivo cambia totalmente e diventa uscire con un void. Quindi senza vincita, senza perdita, appena quella quota mi ritorna intorno a 1,80, io subito cerco di uscire con un void. È andata male, ma cerchiamo almeno di recuperare la nostra giocata. Non ci riusciamo? Nell'attesa ci hanno segnato, abbiamo perso la scommessa. Amen. Non c'è problema, fa parte del metodo perché, ripeto, quella sconfitta viene recuperata dalle altre vittorie. Però l'importante è che non cadete nell'errore, nella tentazione di dire no, io il pronostico l'ho fatto bene, è under, questa partita finisce under. Arrivano subito due gol, voi la tenete, piano piano la partita recupera, quindi arrivate con il void. Voi non chiudete il void perché vi viene una sorta di, non lo so, di onnipotenza, proprio magari dovuta anche al mio libro, perché comunque il mio libro vi insegna a vincere, e tenete la scommessa. No, non tenetela, a quel punto uscite con un void, uscite con un void, uscite con un void. Ok? Un'altra alternativa potrebbe essere di uscire con una piccola perdita, in alcuni casi specifici, che però adesso mi vengono in mente, ma sostanzialmente a me il rosso dà fastidio, cioè se devo perdere preferisco perdere per bene, cioè nel senso, tanto comunque l'importo giocato all'inizio è comunque un importo che è una minima percentuale della cassa, ripeto, e l'eventuale perdita è compensata dalle altre vittorie. Però se voi ancora non siete in grado di fare i pronostici vincenti con regolarità, allora non cominciate a mettere soldi reali, perché sennò andrete a perdere soldi ed è quello che dovete evitare di fare. Quindi seguite alla lettera quanto vi insegno nel libro Quote Scommesse Calcio e soprattutto il mio motto: prima di scommettere bisogna imparare a vincere. Quando avete imparato a vincere, allora potete iniziare a mettere soldi.